contro la zanzara tigre. Facciamoci in quattro. In Emilia-Romagna si è verificato un focolaio di chikungunya, una malattia di origine virale a decorso benigno. È stata trasmessa dalla zanzara tigre, per cui dobbiamo darci molto da fare per combattere questo insetto. Così l'entomologo Giorgio Celli introduce lo spot della campagna di comunicazione che la regione Emilia-Romagna ha realizzato per la lotta contro la zanzara tigre e la prevenzione della chikungunya. Opuscoli, manifesti, spot TV e radiofonici, siti internet e numero verde. Tutto per un'informazione a tappeto su tutto il territorio regionale, dopo che l'estate scorsa l'epidemia del virus tropicale ha interessato alcune aree provocando 217 casi accertati di infezione. Un piano in quattro mosse, la prima delle quali riguarda la partecipazione attiva da parte dei cittadini. Ascoltiamo ancora Giorgio Celli. Ecco che cosa possiamo fare di veramente importante. Alla zanzara tigre bastano pochi centimetri d'acqua per depositare le sue uova, per cui nei vostri giardini o sui vostri balconi evitiamo ogni ristagno d'acqua nei sottovasi, negli annaffiatoi, nei secchi, nelle grondaie, sui teli di copertura che si usano all'aperto, nei giochi dei bambini, nelle vasche, nelle fontane. E poi usiamo prodotti larvicidi, facilmente reperibili in commercio, da versare nei tombini. È un trattamento importante e efficace da ripetere nel tempo. Le ultime due mosse sono evitare di farsi pungere ed informarci. L'impegno della Regione nelle parole dell'assessore alle politiche per la salute Giovanni Bissoni. Un obiettivo però ce l'abbiamo chiaro, c'è troppa zanzara tigre, la zanzara tigre è fastidiosa di per sé e la zanzara tigre può essere il vettore appunto di malattie fino a ieri sconosciute in questi territori. Per fare questo c'è un piano regionale che è stato messo a punto in collaborazione con le province e i comuni, sono i comuni ad attuarlo soprattutto sulle aree pubbliche, ma senza un intervento coordinato col privato nessun obiettivo di ridurre la popolazione della zanzara tigre può riuscire. Davide Verri dell'ANCI, responsabile in particolar modo per la prevenzione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ecco, proprio i comuni hanno un ruolo importantissimo in questa campagna. In realtà i comuni sono in prima linea perché sono impegnati direttamente sia nell'attività di propaganda e quindi di monitoraggio e di sensibilizzazione delle persone e poi nell'attività fattiva, cioè quella effettivamente di mettere in campo tutte le azioni utili per debellare la zanzara tigre. E a livello sanzionatorio si potrà multare chi non rispetta le regole? In teoria sì, si dovrebbe senz'altro fare, in pratica sarà un po' difficile, però cercheremo di impegnarci al massimo.